La mia residenza artistica ha come obiettivo la trasmissione di tecniche e conoscenza sulla fotografia tramite ad esempio la camera oscura, set fotografici, esercizi pratici. Arriviamo a una consapevolezza dell'inquadratura, ovvero dell'immagine, della fotografia. In questo contesto molto particolare del villaggio SOS di Vicenza, con ragazzi di età diverse e quindi anche adolescenti, ci siamo trovati davanti al corpo in trasformazione. Dunque la fotografia è stata usata come strumento per la propria consapevolezza di se stessi. Credo che ogni organizzazione complessa sia un organismo vivente che riceve per osmosi informazioni, che le distribuisce al territorio circostante dove opera. Credo anche che il laboratorio fatto qui a Vicenza, il villaggio SOS da Špela Volčić, sia stato altamente creativo, arricchente per la nostra organizzazione ma anche per il territorio, partendo proprio dall'essere artigiani, dall'usare le mani, il corpo, e per poi approdare a un interessante obiettivo creativo, un processo creativo che ha coinvolto tutti i partecipanti e quindi gli agenti coinvolti. L'intervento artistico Rising Modeling Baking si è svolto presso il villaggio SOS di Vicenza, un'impresa sociale che si occupa di welfare familiare. In questo caso il linguaggio artistico della fotografia ha proposto all'organizzazione una riflessione innovativa sulla propria identità di cooperativa fondata su valori di solidarietà e promozione umana. L'artista Špela Volčić lo fa introducendo nell'organizzazione un processo di apprendimento attraverso l'arte quale strumento per creare coesione sociale tra le persone che vivono e lavorano all'interno del villaggio, dando loro così nuovi stimoli e nuovi approcci per rivedersi e riconoscersi nell'organizzazione, grazie all'esperienza data dal loro coinvolgimento sia fisico che emotivo all'intervento.